Buonasera cari amici di Livio Bescire, benvenuti FM5S Music del 22 maggio 2014, 4 anni fa, lo ricordiamo a beneficio di quelli che la vanteranno ancora per altri 30 anni, l'Inter conquistava il suo triplete, pensate un po', con soli giocatori stranieri, e dopo di quella l'Italia è crollata in ogni quotazione. Saluto il nostro Saro Zamparà. Saluto Dario Manili. Buonasera. Tanti sono gli argomenti che andremo a trattare nella puntata di questa sera, che potrebbe anche essere l'ultima, chi lo sa, potrebbe succedere una disgrazia domani pomeriggio, chi lo sa, chi lo sa. Finalmente mi mettono al gabbio, come si dice qui a Roma. Abbiamo scelto le canzoni di Cesare Cremonini, un cantante che noi non abbiamo mai nascosto di apprezzare, e abbiamo deciso di andare un po' su tutta la sua carriera, tutto campo, cominciando dai Luna Pop e arrivando alle canzoni più recenti. E cominciamo appunto dai Luna Pop. Cominciate col karaoke, pigliate il microfono, pigliate il codino di Fiorello, pigliate la giacca gialla, pigliate anche il pulmino giallo che non si sa mai. 50 special. Sessanta, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro, attaccata a una targa. Dammi una special, estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Una vespa, una vespa.
50 special dei Luna Pop all'interno di questo appuntamento con FM5S, ma siamo al momento di una notizia da parte del nostro Mister X, perché è una notizia molto importante e quindi dobbiamo dare le nostre comunicazioni di servizio. Allora, oggi sono in silenzio stampa perché hanno scartato Saro da Temptation Island e Cerenzi da Vespa, capisci? Ti capiamo benissimo. Due disgrazie contemporaneamente non sono minimamente tollerabili. Ma siamo al momento di metterci il turbante, di schiarirci per così dire la voce e di andare immediatamente con la rubrica del nostro Mediasaro, Saro dei numeri, come sempre e più di sempre. Il microfono, gentile Mediasaro. Alleluia, alleluia. Allora, la serata di ieri sera io godo come un riccio quando fa l'amore, viene vinta da Canale 5 con la fiction Furore, il vento della speranza, che ha raccolto davanti al video ben 4.726.000 telespettatori e il 18.22% di share. Mentre il film su Rai 1, su intitolato I 57 giorni, Paolo Borsellino, ne raccoglie appena 3.449 e il 13.53% di share. Mentre su Rai 2 continuano a limitare gli ascolti del The Voice, di The Voice, il talent di Rai 2, che conquista 3.561.000 telespettatori e il 15.96% di share. Mentre su Rai 3 la conferenza Zamba per le elezioni europee proprio è totalizza ascolti da TV satellitare con il 2.51%, l'1.60% e l'1.24%, quindi soltanto lo share. Su Rete 4 infatti imminente totalizza 1.145.000 spettatori e il 4.62% di share. Sulle 7 la gamma è stata vista da 829.000 telespettatori e il 3.94% di share. Ottimi ascolti anche per il segretario di sera che ne totalizza il 18.20% di share e 3.896.000 telespettatori. Perfetto Saro. Sono bello, sono bellissimo, sono bravo, sono bravissimo. Senti Saro, ma come hai preso l'esclusione dalla lista dei candidati per Temptation Island? Perché mi hanno trovato con la sorella di Mister X. Ecco, benissimo, ricordiamo sempre che la sorella di Mister X sta venendoti a cercare. Sta facendo un pellegrinaggio a piedi, stile Cammino di Santiago. Sì, 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 no, tu sei contento che ti venga a cercare, però naturalmente quando un uomo disarmato incontra una donna con una pistola, l'uomo disarmato se la piglia dove so io. Torniamo alla musica, sempre Luna Pop con Qualcosa di Grande. Cos'è successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto, da una storia che hai bruciato e ora fingi che non c'è. Cos'è successo? Sei cambiata, non sei più la stessa cosa, o sei ancora quella che è cresciuta insieme a me. Cos'è successo? Sei scappata e conti anche la mia vita. L'ho cercata, l'ho cercata e l'ho provata solo in te. Ma c'è qualcosa, se lo vuoi, non c'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, almeno se lo vuoi.
Luna Pop con qualcosa di grande, Saro, un medico in famiglia, non se lo vede più nessuno, a parte te che ti registri tutte queste fiction, te lo vogliamo ricordare così almeno ti ricordi di essere una sparuta minoranza. E siamo però giunti al momento di andare ad analizzare quello che è successo nel terzo live, li possiamo chiamare quarti di finale senza essere, come dire, blasfemi, perché in fondo era la puntata prima delle semifinali, quarti di finale di The Voice of Italy, da 12 sono rimasti in 8, 2 per ciascuna squadra, e adesso andiamo a commentare quello che è successo ieri con la voce del nostro Dario Manili. Nel team di J-Ax è risultata la più votata, mandando al ballottaggio Valerio Iovine e Dylan, dove Dylan è stato salvato da, da J-Ax. Invece per gli altri team mi hanno sorpreso un po' le decisioni di chi, dei coach che hanno voluto salvare i propri talenti. Quella secondo me più clamorosa sicuramente è nel team di Peluche, il cantante fiorentino ha deciso di salvare Daria Biancardi preferendo la testa Rolo-Loro. Per quanto riguarda anche il team di Raffaella Carrà, anche qui mi sono stato sorpreso, perché Federica Buda, la Raffa nazionale, ha deciso di salvare Giuseppe Maggiore, forse perché è più telegenico. Cosa ne pensate? Allora, guarda, per quanto riguarda l'esclusione di Federica Buda, io penso che la Carrà abbia fatto una scelta essenzialmente dettata dai risultati del televoto. Alla fine Federica Buda era sempre andata al ballottaggio finale, e quindi anche per evitarle una sconfitta umiliante poi alla semifinale, dove conterà sia il televoto sia il voto del giudice, ha detto magari facciamo uno scontro più equilibrato fra gli altri due concorrenti, tra Tommaso Pini. Tra Tommaso Pini e l'altro concorrente, che non mi ricordo come si chiama. Vado un attimo nel pallone, perché sono tanti i concorrenti. Quindi io penso che sia stata dettata da quello. Io avevo pensato che Valerio Iovine se la sarebbe potuta giocare con Suor Cristina in sede di semifinale. Secondo me sarebbe stato un televoto più equilibrato. Non avevo tenuto conto anche del talento, non è solo lì perché insomma in quota concorrente di colore, ma è anche molto bravo e quindi non lo posso mettere in dubbio. Dylan Magon in confronto con Esther Oluloro, Esther molto brava tecnicamente come voce, però con l'italiano non ci siamo per niente, lo ha dimostrato nelle due canzoni in italiano che ha cantato. C'era il rischio che avrebbe potuto fare un fiasco incredibile, comunque proporre un inedito che non sarebbe stato all'altezza poi della classe e della bravura che ha lei. Quanto a Daria Biancardi, io non lo so, forse a Coso, a Pelù piacciono le MILF e di conseguenza ha fatto questa scelta. Certo, lei le frequenta le MILF, vero Saro? Come Mister X, d'altronde. Sì. E dopo ti devo chiedere una curiosità, perché oggi ho visto la puntata di Avanti un altro e ti devo chiedere una cosa, ti devo chiedere una cosuccia, ma non ti svelo niente. Cesare Cremonini,
Te la tieni per dopo. Cesare Cremonini, gli uomini e le donne sono uguali. Cremonini, gli uomini e le donne sono uguali, un titolo che è proprio tra i più corti tra quelli che vi potevamo proporre all'interno della nostra trasmissione. Saro, senti, io ti vorrei porre un quesito, è vero, poi andremo col tema più tardi. Smettila di ruttare, perché non è possibile che tu ti mangi la merda ogni sera, cioè tu sei incredibile. Ti volevo chiedere una cosa. C'è una bella ragazza stasera davanti a un altro che sosteneva, perché ricordiamo che il tuo paese è un'invenzione letteraria, sosteneva di provenire da Pedara. Cosa hai da dire a tua esimia discolpa? Se dice che viene da Pedara, viene da Pedara. Sì, sì, no, dico, se magari la conoscevi, conosci qualcuno che si chiama Jessica? Mongo? Non lo so il cognome. Ma in quale minuto è? Così la dovete vedere. E io ora non lo so a che ora sarà avanti un altro, probabilmente già adesso, perché sono le 23.53. Magari ci butti un occhio e ne riparliamo dopo. Era così una curiosità mia, perché, come dire, proveniva dalla Terra Santa e quindi mi premeva farti questa domanda. Vabbè, dopo questa stronzata, cioè questa comunicazione di servizio fra me e il nostro Mediasaro, io direi di tornare subito alla musica, così dopo andiamo a sviscerare il tema pomeriggio di Rai 1, e quindi ci ascoltiamo Cesare Cremonini con il comico Sai che risate. Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male. Non ho fatto il militare, sì, meno male. Sai che risate, c'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sia a carnevale. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale, se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire, sognavi di essere provata su una spiaggia di cose.
corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Cesare Cremonini, il comico, sai che risate, notizia. Pomeriggio di Rai 1, noi vi abbiamo già raccontato tante cose, però pare che una delle idee fosse quella di c'è l'idea comunque di proporre un game show. La prima idea era quella di proporre un format simile a Tutti in Famiglia, programma andato in onda negli anni 80 su Canale 5. Adesso invece si parlerebbe di due format possibili. Uno è Family Feud, uno storico format americano in cui due famiglie devono indovinare quali sono state le risposte che sono state date ad un determinato sondaggio d'opinione. Per chi è un po' nerd e ha seguito le puntate dei Griffin ha una mezza idea di cosa si possa trattare. L'altro programma è Wall of Fame, in cui una famiglia deve rispondere a delle domande di cultura generale e contemporaneamente scegliere uno dei 12 VIP presenti in studio attraverso un enorme LED wall, sperando che abbiano dato la risposta esatta. Il ma però scaturisce dal fatto che, lo ricordiamo, la RAI deve versare 150 milioni di euro nelle casse dello Stato e, dato che stanno facendo dei tagli lineari, probabilmente questi format non vedranno mai la luce. Dario, in ogni caso, che si facciano o che non si facciano, ti convincono queste idee? Ma secondo me perché non rimettono direttamente Paroliamo? Insomma, dici vecchio per vecchio, format vecchio per format vecchio. Vabbè, alla fine Paroliamo, cioè, è stato soppresso dall'allora direttore di Rai 2 Giampaolo Sodano perché venne considerato troppo difficile. Allora, un attimo, vabbè, Giampaolo Sodano, lo ricordiamo, è quel geniaccio che cassò Forum perché non gli piaceva. Poi tipo non mi ricordo quante altre malefatte stava combinando, all'ultimo è arrivato a cancellò Stranamore perché non gli piaceva, nonostante facesse tipo robe di 8 milioni di telespettatori, quindi l'assoluta anticommercialità per eccellenza, laddove Canale 5 all'epoca era una TV commerciale a tutti gli effetti. E poi arrivò Maurizio Costanzo e, diciamo, evitò il totale disastro di Canale 5. Saro, allora, secondo me loro faranno una semplice cosa: metteranno la soap Legami nel pomeriggio. Penso che sia anche più normale, anche più logico, mentre taglieranno il quiz, secondo me. Sì. Oppure faranno l'appendice della prova nel cuoco più Legami. Sì, sì, ma anche l'appendice della prova del scusate, anche l'appendice della prova del cuoco, diciamo che è molto in forse, sempre per il discorso di questi 150 milioni di euro che la RAI deve versare allo Stato. Io diciamo che vedrei diversamente la cosa, magari invece di ridurre i programmi, invece di ridurre le proposte, magari, mi dispiace se sono così duro, mandare via della gente in esubero e magari far lavorare in maniera più efficiente la RAI, togliendo delle persone che magari non servono, forse non sarebbe un'idea così campata in aria. Lo so che poi si vivrebbe la stessa situazione che è avvenuta in Grecia con la Erotau, però, signori, purtroppo quando è così, anche perché sti 150 milioni di euro vanno versati una tantum, quindi non credo che sia quello il problema. O togli via le persone in esubero e smetti di fare dei disavanzi di bilancio assolutamente incredibili, oppure
viri verso il vero servizio pubblico come fanno l'ARD oppure France Television o BBC One. Queste sono le due scelte. Con i programmi di servizio pubblico penso che si spenda anche molto meno. Si perde contro Canale 5, ma la Rai non è che deve competere con Canale 5, se lo vuole capire. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Anzi, prima, siete d'accordo con la mia disamina? Tu sei d'accordo, Saro? Muy d'accordo. Tu, Dario? Non lo so. Cioè, quale sarebbe secondo te la soluzione migliore? Non fare programmi, proporre programmi di servizio pubblico che richiedono un budget minore o togliere via gli eventuali esuberi? Prego. Gli esuberi devono essere contenuti. Sì, quello che è. Però, ripeto, se... Insomma. No. Sarebbe un po' da pazzi. La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Paola Perego. Quella sì. Lui era un businessman con un'idea in testa. Lei, ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi, pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea? Non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Roger, fulmini e saette lassù nel cielo blu. Il loro nome, argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Ma siamo giunti ai pensieri stupendi della buonanotte, forse gli ultimi della nostra serie pensieri stupendi della buonanotte. Quando un giorno, vista l'ora, sta per finire, un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per fare dei finti annunci da Dio. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Oh, e allora ringraziamo il Livio Bescir di In Segreto, che ci dice: la prima volta con il mio ragazzo mi disse di dirgli se mi faceva male quando entrava, al che mi sono spaventata da morire e ho urlato: dove vuoi entrare tu? Avevo 18 anni e non avevo capito come funzionava l'amplesso. Non mi era mai interessato, è stato traumatico, oltre alla figura barbina. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. E infine, sono fidanzata, amo da morire il mio ragazzo, tra un anno ci sposeremo. Ma io muoio dalla voglia di provare a scoparmi una donna. Passerò tutta la vita con lui, ma prima voglio provare. E il nostro Mister X ha visto una foto di Berlusconi e Vespa e dietro Dexter. Ecco perché sta sorridendo. Ringrazio Sara Zappalà. Io ringrazio De Fabrizio, Dario, Mister X, un bacione a Quezzi e al pubblico. Arrivederci, a domani! Rimani collegato che abbiamo da parlare. Ringrazio Dario Manili. Buonasera. Scusate, ringrazio il nostro Mister X come al solito per la pazienza. Domani sera Calispera. Grazie per averci seguito. Stay with us, ladies and gentlemen. La